Siamo veramente nel capoluogo della bellezza e della grandezza, perché l'anima si è aperta insieme al cuore. Siamo a Milano, ma è il patrimonio vicino a noi, di cui noi siamo onoratissimi, nella figura della signora Sannia, dell'artista, di un altro grande artista. Io mi sento più piccola che mai, ma ho la fortuna di poter passare a tutti voi e condividere questo grande momento di vera cultura e di grande bellezza nel mondo. Conosciamo il titolare di questa galleria. Buonasera. Buonasera. Chi abbiamo al nostro microfono? Buonasera a tutti. Mi dà grande piacere che oggi siete arrivati anche in mia galleria, perché qui è un grande evento, un grande amico. Io penso che io c'ho 70 anni, dopo Biennale Venezia sono visto che veramente serve dare spazio a arte, serve dare spazio a cultura. Spazio universale, mondiale, come diceva appunto, la introduce perché sa la sua lingua e noi conosciamo in questo vernissage di grande bellezza, c'è già un pubblico veramente eccezionale, sublime, ma noi vogliamo tenervi qua. Una casa da... sono molto stotito nosi sta cultura, možemo reći i srpska kultura, jugoslovenska kultura, jer ja sam bio del, bio sam 40 godina del te kulture. I ja mislim da danas možemo pričati o jednoj kulturi što nismo artisti zaboravili, ali artisti idemo dalje, politici sve manje daju nešto nama, a mi dajemo svetu. Grazie mille per belle fraze. Una sola frase: io sono, dipingo e scrivo e vivo e amo con la stessa passione. Ne sono certo. È per questo che mi piace tutti. Io penso, Sannia, che signora Sannia, bellissima, che vicino a queste due persone che possiamo definire veramente sono scese dal paradiso, sono state vicino al Dio del bene e dell'amore e esprimono. Gospođa kaže da ste došli do nas direktno iz raja i da smo toliko počašćeni vašom posjetom i vašom izložbom u Milanu. Io sono riuscito a vendere le mie opere in tutti e sei i continenti del pianeta. Io vorrei dare alle mie opere la quinta dimensione. Moje slike moraju biti živi i prenositi logos. Le mie opere devono essere vive e devono trasmettere il logos. Devono portare la vita e la felicità, la gioia ai proprietari che le ospiteranno e cambiare la loro vita in meglio. E solo in quel modo, quando toccheremo quello che non è visibile, che non è percepibile, io sarò una persona contenta. Okay. Ne sono certi. Non ha bisogno di traduzione. Ne sono certo. Sì, noi siamo già, noi sappiamo che qui intorno con noi oggi, con uno spazio che è veramente, parla già da solo, siamo già in questa quinta dimensione, qui ci sono schiere di angeli. Oltre le persone che vediamo oramai ci sono schiere di angeli, non c'è più tempo, abbiamo bisogno di quello che siete voi. Voi ci avete salvato e ci state salvando, veramente. Io penso di sì, ogni artista fa sua strada, ma io penso che è più importante che l'artista porta ogni casa gioia, non solo collezionisti. I collezionisti servono, ma io
con lui vogliamo vedere anche persone normali, addirittura anche poveri, perché arte è per tutti e questo sempre più dimenticano tutti, perché arte serve per tutti. Sì, qualcuno che è grande, che ci ha unito stasera nel nome anche di questa signora meravigliosa che mi ha invitato e che mi ha dato veramente una possibilità come giornalista di Lombardia TV, ma anche al fianco dell'editore che 35 anni ha voluto col suo strumento fare come voi, aprire veramente a tutti, anche coloro che non avevano le possibilità, perché è veramente nel povero che c'è tanta ricchezza. Noi siamo poveri, ma siamo ricchi perché abbiamo capito che tutto è qua, l'amore è qua. E la signora Sannia ha veramente visto questo in me e io la ringrazio. Grazie di tante belle parole, veramente sono commossa. Avviciniamo delle bellezze. Allora, come dicono che bellezza salva il mondo, io voglio presentare il mio pratica manager, una bellissima donna. Manuela, vieni vicino. E proprio anche mia figlia, che è vicino a lei, voglio che presentano questa bellezza. Voglio dare due parole al mio manager, che è possibile. Che siamo diretti. Parla italiano? Eh sì, certo. Allora io mi sento finalmente a casa. Intanto meravigliosissime, come sta dicendo il nome. Mi chiamo Linda. Emanuela. E invece poi vicino all'artista un'altra bellezza che ci introduce Sannia. E la signora? Giovanna. E la signora è la moglie dell'artista. Io vedo che voi vi siete presi gli angeli più belli del paradiso, perché ve lo meritate tantissimo, e quindi cosa possiamo aggiungere a un momento di grande vita universale? Siamo nella quinta dimensione, qua siamo nella quinta dimensione. Esatto, siamo qui nella quinta dimensione, come gli artisti sicuramente rappresentano il cielo nella nostra terra. Io sono molto grata e fiera che posso stare a fianco e gestire un po' l'arte dell'artista, che è giusto che sia così, che lui ha tutto lo spazio per creare e per la gestione terrestrale rimane magari a noi, gli angeli, quelli belli però anche brave, che riescono a gestire tutta la parte operativa dell'arte, ciò che è necessaria per oggi. E sono molto contenta di avere i nostri amici dalla Serbia qui in Italia, è un per noi grande onore averli qui con noi, preparare tutta la bellezza di farla vedere per tutta l'Italia. Quindi come Lombardia TV ci adopereremo veramente perché questo canale ormai si è aperto e dobbiamo, visto che abbiamo le antenne, le parabole e abbiamo il posto, perché il cielo, la terra e appunto il mare si sono uniti e continueranno a donare al giusto, perché è arrivato il tempo del giusto. Noi amiamo questo, la calma, la meditazione, intendere e guardare, è il momento del risveglio, finalmente è arrivato. Io ringrazio ancora coloro che hanno dato la possibilità a me oggi di essere qui e di passare a casa tanta bellezza, tanta veramente gentilezza e, come dice l'artista, un momento di grande Ermete. Sa cosa voglio dire? E questo bisnonno che si chiamava Ermete e un figlio lo chiamò Tommaso, e la storia continua, siamo noi, siamo finalmente tutti uniti nella bellezza, nella grandezza e nella povertà, che è la grande ricchezza, perché è qui tutta da vedere. Io veramente ringrazio e continueremo nei nostri studi, in altri luoghi anche della natura, quello che oggi si è aperto anche grazie a questo invito di questa meravigliosa e attentissima donna. Grazie, grazie. Grazie delle meravigliose parole, grazie a voi, benvenuti, grazie. E tante belle cose a tutti. Per me è un onore che siete arrivati qui e penso che non l'ultima volta.
invito ogni mio evento che vogliamo dare veramente spazio a grandi artisti. Grazie. C'è un grande Papa che ci ha unito, è lì e ci sta guardando e lui lo sa, perché vuole il bene di tante anime ancora ed è venuto nella nostra pianura, nella nostra grande pianura del Cremonese, dove è stato accolto, dove è stato custodito ed è diventato un grande messaggio e continuiamo a portarlo. Grazie a Lombardia TV, all'editore Fontana Roberto e a tutte le bellissime persone che stasera incontreremo per questa serata di continuità, di emozione, ma di grande concretezza. Io mi inchino a voi perché insieme rialziamo questi sguardi e possiamo fare tanta, tanta buona energia. Il tempo è arrivato. Grazie davvero da parte della giornalista Fausta Moroni. Happy to have you here with us, and I'm going to speak a little bit in English because that's the language that we are going to communicate here. All your friends coming from Serbia yesterday, and I'm very happy to have you here. It's a very big pleasure for Miro to have you here in our gallery to show the beauty that, as I was saying, in the Lombardia TV. The beauty that is actually now is the time of the change that we were talking and. Through your art, the art of Miro, or the artist, the eye, we can change the world and we can start to be a better person. And you're changing. Exactly. We are changing, so by the art we can become a better person. That's actually the message for everyone today. Not to be the theater and mask person that we have to be. We should be who we are inside. And now is the time to change. Now is the time for everyone to start to become who we are actually then. So thank you very much for having you in our house, in the gallery of Miro Persoglia in Milan. And I hope to see you very soon. And we can't wait to be in Belgrade in Serbia very soon as well with Miro. Io dipingo e scrivo e amo e vivo con la stessa passione. Non lo so diversamente. Perfetto, ha letto tutto in una parte. Tante volte Giorgio mi dice stai tranquillo, non parli male di politici, ma prima che comincio a parlare di queste cose ringrazio tre persone qui. Allora ringrazio Linda che faccia questa mostra, organizzata questa mostra, e come 8 marzo Bravo, mi regalo questo. Questo è il regalo. Poi, non male, non posso mancare della nonna di artista. Eh sì, è importante. Un bacio a tutti gli artisti. E poi anche un volontario braccio. E poi dopo questi nostri discorsi il più importante qui è mia amica che è preparata per voi una grande serata, una grande mangiata. Vieni qui. E poi dico una cosa. Quando parliamo di amicizia, volevo dire fra amici, veramente Luca
nostro grande cantante italiano, gli è annunciato un grande evento a Vicenza, arrivare a cantare per voi qui. Questa è un'amicizia vera tra artisti, non contano soldi, conta cuore. Grazie. Bravo. Allora, qui per voi è arrivata anche mia figlia di Alto Adige, solo per voi, non per me. Che non era niente. Allora, sono onorato che oggi con me, perché è una bella figlia. Grazie. Niente, cosa posso dire? A me mi dispiace moltissimo che oggi non sono persone qui, perché noi con Linda siamo fatti tutto, ma guardate, l'importante è che siete voi, perché non è importante che arriva qui 3.000 persone, ma un grande artista come mio amico, essere pubblico ancora più, significa che oggi i giovani non amano più cultura, non amano qualcosa che artisti danno, vedere belle cose. Loro cultura non interessa, perché vediamo anche televisione ogni giorno disastri familiari, disastri di mondo, e dove non c'è cultura non c'è niente, disastro che disastro. Io sono contento, ieri è arrivata e con sua amica sono andati a vedere una mostra a pagamento. Questo mi ha aperto ancora più il cuore, che sono molto contento, anche dove non c'è arte, artisti siamo, proprio come parla mio amico Giorgio Grasso. Sono molto contento perché sempre cosa dico dentro le mie spalle, che tutto cosa fatto sono fatto solo. Per questo io veramente magari tante volte scrivo anche ai giornalisti come sono, cosa penso, dico, tutte persone facciano. Allora, proprio mentalità nostra, io sono arrivato anche di ex Jugoslavia, mio padre italiano, madre slovena, avevo tanti amici serbi, Belgrado. Voglio tornare questa sensibilità artistica, come dice il nostro giornalista, dottor Lombarda, che è sparita, non c'è più, solo interessi, soldi, fanno schifo soldi. Servono, ma fanno schifo, perché amicizia si perde anche con soldi, e questo dimostrate che siete arrivati qui per arte. E ora la parola va alla signora Sagna, amica e estimatrice del pittore Misa Kravchev. Questo quadro racchiude la natura, è il cerchio della natura. Si chiama ufficialmente la Pantera Lea. Leo, Pantera Leo, che è il suo nome in latino. Simboleggia quel cerchio continuo della natura e quindi l'attrazione, la calamite tra i due poli opposti. E qui ho dipinto quello che non riesco a spiegare a parole. Invece rappresentiamo il drago verde nella somiglianza di un cavallo. Anche qui mi è impossibile spiegare a parole quello che sono riuscito ad ottenere. E quindi parla veramente da sola. Qui parliamo dei flamingos rossi che appartengono alla terra, terrestri. Li ho venduti in tutti i 6 continenti del pianeta.
Ho notato che la stra maggioranza dei miei clienti acquistano soprattutto i miei flamingos per alcuni bei momenti della loro vita. E penso che c'è anche una dose di scaramanzia, perché li prendono per tutelare il matrimonio. Qui sono riuscito a raggiungere l'amore terrestre. E ho notato che moltissimi clienti, dopo aver acquistato una mia opera di questo tipo, mi hanno contattato successivamente per informarmi che si sono sposati. E qui c'è anche una conseguenza negativa. Sentiamo. La stramaggioranza tiene questi flamingos rossi in camera da letto sopra la testata del letto. Quindi questo significa? Nell'intimità. Quindi nella loro intimità, non di certo in un salotto dove li possono far vedere a tutti gli ospiti di passaggio, quindi solo per loro. Invece i businessmen, i miei clienti businessmen, sono molto legati ai miei quadri che rappresentano i cavalli. E veramente li portano da un continente all'altro. Probabilmente rappresentano la forza, power, successo, decisione, tutto così. Molto bello, io sono estasiata. Grazie. Ok, nalazimo se ispred vaših omiljenih dela. Hoćete nam reći par riječi zašto su to vaša omiljena dela? Svaka boja, svaki oblik, svaka linija ima sve tačno mjesto u prirodi, haos ne postoji. Quindi ogni colore, ogni punto, ogni linea ha un suo preciso posto. Non esiste il caos. Quindi il rosso è il colore della terra, del corpo, del flesh. Il giallo è il colore delle luci celesti. Verde è il colore dell'acqua, dell'energia e del passaggio. Blu è il colore di tutto quello che è intoccabile, dello spirito. Una mia collega ha spiegato in miglior modo quello che lui vorrebbe dire adesso. Nei tuoi quadri ritroviamo la formula della vita. Tu hai raggiunto una semplicità inimitabile. Penso di aver raggiunto in questo quadro che si chiama Il Momento. Sono riuscito ad ottenere proprio questa semplicità inimitabile. Nella maniera più semplice possibile.